Mister Isidoro Di Meglio del Real Forio. Mister, domenica altra grande prova contro la Fragolese. State tirando il meglio da questi ragazzi. Ma questo Forio può puntare a qualcosina in più? Ma noi per il momento non dobbiamo perdere di vista quello che è il nostro obiettivo stagionale, che è la salvezza tranquilla. Per cui non bisogna distrarsi. Adesso per noi il nostro obiettivo è cercare di fare quanto meglio è possibile contro la Puteolana. E poi dopo, insomma, giocarsi partita dopo partita, una volta poi raggiunti i 40 punti, vedremo un attimino che cosa potremo fare, se ci troveremo ancora, insomma, in condizioni di poter migliorare poi quello che sarebbe il piazzamento in campionato. Domenica sul campo della Puteolana, partita sicuramente non facile. La Puteolana è una buona squadra, è stata costruita per obiettivi diversi da quelli per cui adesso loro si trovano in classifica, e sarà sicuramente una partita da prendere con le molle, e con la speranza, insomma, di poter recuperare qualcuno rispetto a domenica per poter andare a fare la nostra partita serenamente. Condizioni di Capuano in Mangiapia? E sono ancora tutte da valutare, per il momento non si sono uniti ancora al gruppo. Vedremo un attimino oggi che cosa saranno in grado di poter dare e che risposte avremo da loro, e poi dopo, insomma, decideremo se farli prendere o meno parte alla partita. Altra assenza importante, quella di Fiorentino. Sì, perché il ragazzo in questo momento era in grossa condizione. È un jolly, mi dava la possibilità di poterlo schierare in più ruoli, però purtroppo adesso è andata così, insomma, non dobbiamo pensare a chi manca, ma dobbiamo cercare di dare sicurezza a chi è disponibile, nella speranza, insomma, di portare un risultato a casa anche domenica.